Buongiorno, buongiorno. Stamattina ho iniziato mille cose diverse e non ho terminato nemmeno una ancora. Perché ho iniziato a pulire la camera di mio figlio. Questo è niente, ora vi faccio vedere, ma questo è quello che c'è per terra. In quel sacco ci sono tutti i giocattoli che ha rotto che andavano buttati. Lì in quella cesta azzurra ci sono i giochi che ho sistemato, sotto in quelle due ceste ci sono i peluche. Ho rimesso a posto tutto quanto, ho buttato quello che dovevo buttare, è uscito di tutto perché tra l'altro ci sono anche pezzi di slime sparsi ed è veramente un messo. Allora Ecco qua, infatti avevo preso lo straccio per lavare, però mi toccherà ripassare l'aspirapolvere perché ovviamente ho sporcato tutto quanto. Vedete, ci sono pezzi di slime e di plastilina dappertutto. Il problema è che io ho lavato il filtro dell'aspirapolvere e adesso è bagnato, quindi o prendo la scopa o altrimenti diventa un grosso problema. Vi faccio vedere anche che cosa ho combinato ancora, perché non ho finito. Stamattina ho combinato un sacco di pasticci, nel senso che mi sono messa a fare tante cose, ovviamente quando si sistema, alla fine si va a sporcare di più. Faccio vedere. Eccoci qua in camera. Allora, qua come potete vedere manca il comodino. Perché? Perché come voi sapete ho fatto gli specchi che andavano appunto sopra i comodini. Però siccome dovevo fare la modifica ai comodini, gli dovevo montare dei piedini, ovviamente non potevo montare gli specchi fino a che non avessi avuto la misura dei comodini. E quindi oggi ho portato i comodini dal falegname per fargli montare i piedini che avevo scelto. E cosa è successo? Che tutta la roba dei comodini è finita qua sopra e quindi mi tocca sistemare anche tutto questo pasticcio. Quindi ho da sistemare la mia camera con tutta la biancheria che c'era nei comodini, gli specchi che staranno qua, la camera di mio figlio che è da finire da sistemare, questa zona è tutta da pulire da sistemare. Ho dovuto accendere la stufa per far asciugare il filtro dell'aspirapolvere perché essendo così bagnato non potevo di certo passarla e quindi sto aspettando che asciughi rapidamente mettendo l'acqua su in modo che perda più acqua possibile e così la passerò di nuovo in camera del bambino. La camera di mia figlia, diciamo che quella messa un pochino meglio, anche se qua c'è un pezzo dell'armadio che le è uscito da quei cassetti, non so come abbia fatto, e lo devo sistemare. Oggi ho tantissime cose da sistemare e tra l'altro questo pomeriggio deve venire anche un'amichetta di mio figlio a giocare e quindi mi devo anche sbrigare perché è veramente tardissimo, devo ancora preparare il pranzo e come fare? Sono in super ritardo. E perché? Perché sono dovuta uscire. E io lo so che quando esco perdo sempre un'ora minimo. La sala è quella messa meglio, però comunque da sistemare. Qui ho fatto finalmente casa perfettamente pulita, sistemata, tutto in ordine. Bambini che guardano la TV, stanno guardando il Grinch. Ho lavato anche il cane, bagni sistemati, tutto pulito, tutto sistemato, tutto pulito, ancora finito, anche questo bagno è sistemato, la camera del bimbo, giochi perfettamente sistemati. Qua ci stava giocando, ma penso che userà ancora qualcosa, quindi li lascio. Palloni, moto, tutto. E anche la mia camera. Non ha più roba in vista. Ah, qua ci sono i nuovi tappeti, non me li avevo ancora fatti vedere. Ho messo qua le cose del comodino, lì mi devo ritirare le analisi del sangue, è arrivato un pacco da Amazon, questa praticamente è la mia zona scrivania che dovrò sistemare più in là. L'armadio,
La tenda è così, me l'ha cuciuta mia madre perché io non so cucire le tende, però questa tenda è bellissima. Tappeto, specchio anche lì, mio marito ha lasciato il caricabatteria a penzoloni e ora andremo a toglierlo immediatamente. Letto sistemato, sono proprio Allora, contenta. Qui ho pulito, però mio marito lascia sempre qualcosa in giro, tipo queste sedie, questo zaino, pacchettini vari che io non sopporto, però vabbè, dopo riordineremo. E infine camera della ciao. bambina, ragazzina, anzi perché non è più una bambina. Camera di mia figlia. Come potete vedere c'è ancora tutto in giro. Anzi, si è aggiunto un foglio, sono sparite le costruzioni, questo glielo devo ancora sistemare perché non ho fatto in tempo, il computer e le sue cose, però adesso diciamo che la stanza di mia figlia è quasi in ordine. Sì, la sto riordinando. Di quanto Anche tempo hai bisogno, figlia mia, per riordinarla? io. 5 minuti. Sicura? Sì. Ok, ci siamo allora. Niente, adesso aspettiamo l'amichetto del bimbo che arrivi, ormai si tratta di minuti, sarà per arrivare. E niente, ci vediamo magari stasera. Eccomi qua. Alla fine per cena ho preparato un aperitivo, una pericena anzi, così almeno si faceva una merenda un po' più abbondante, una cena più leggera e i bambini potevano andare a letto direttamente, vi ho lasciato la foto. Quindi niente, adesso i bambini dormono, sono già a letto e io aspetto ancora un po' perché per me è troppo presto. Oggi è stata una giornata intensa, faticosissima, ho fatto tante cose, cioè ci ho messo tantissimo tempo a pulire perché c'era molto disordine, soprattutto in camera dei bambini, del bambino più che altro, quello della bambina meno. Perciò ho avuto tanto, tanto, tanto tempo. Poi sono dovuta uscire per i comodini che saranno pronti lunedì e quindi lunedì tornerò a prenderli. Così potrò terminarli, perché mi metterà solamente i piedini, ma poi devo fare tutta la modifica, tutto il lavoro, insomma, ho parecchie cose da fare. Niente ragazzi, io adesso vi saluto. Questo vlog è stato veramente molto molto corto. E vi mando un grandissimo bacio, vi ringrazio di avermi guardata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!